Ciao a tutti, sono Giorgio Galimberti e oggi andremo a presentare la guida Smart Working Revolution, processi e strumenti per il lavoro agile, scritta da Parminder Kaur, Operation Manager di VoiceVoice, che ha raccontato praticamente in questa guida gratuita, che troverete poi il link al sito di VoiceVoice in descrizione a questo video e sui vari canali social, quello che praticamente è il suo lavoro. Parminder, che se non sbaglio lavora da 14 anni per VoiceVoice, è Operation Manager Da 4 anni circa. da 4 anni, e in questa guida ha condensato praticamente come manager tutte quelle informazioni che un manager dovrebbe sapere e dovrebbe attuare per poter portare la cultura dello smart working all'interno di un'azienda. Partiamo proprio dal titolo, Smart Working Revolution, che è un titolo forte per una guida. Qual è stata la rivoluzione nel mondo del lavoro per le aziende, ma anche e soprattutto per i dipendenti, grazie all'introduzione dello smart working? Allora, senti, prima di tutto vediamo un attimo quando è cambiato questo modo di lavorare, no? Abbiamo visto che c'è stato un pre-smart working e un post-smart working legato ovviamente alla parte della pandemia che ci ha colpito un po' tutti. È cambiato il nostro modo di comunicare, non solo il mondo di lavoro, ovviamente anche nella vita quotidiana. È cambiato anche il modo di approcciarsi con le persone. La stessa cosa è successa nel mondo del lavoro. Prima della pandemia utilizzavano semplicemente, diciamo, 500.000 collaboratori in tutta Italia. Poi, post pandemia, questo numero è cresciuto in modo vertiginoso. 6 milioni di persone hanno approcciato a questa modalità di lavoro e hanno cambiato il proprio modo di lavorare. Non per tutti è andata bene, perché una modalità emergenziale, di conseguenza non era affrontata la questione internamente né dal punto di vista dirigenziale né dal punto di vista del collaboratore. Di conseguenza tutti avevano avuto un approccio diverso, chi positivo e chi negativo. Infatti stanno rimanendo sul piazza solo alcune aziende, grandi aziende, grandi imprese che stanno attuando permanentemente. Piccole e medie imprese hanno fatto un passo indietro, di conseguenza è rimasta un po', sono rimaste un po' titubanti su questo modo di lavorare. Semplicemente manca un'organizzazione all'interno di queste aziende, organizzazione da tutti i tipi di modalità, diciamo, dal processo alla collaborazione, alla comunicazione, tutta una serie di cose che mancano effettivamente per mettere in atto questa determinata cosa. Per questo bisogna fare una rivoluzione, tutti, dalla parte manageriale alla parte collaboratore, che metta in atto il processo giusto per far attuare, per mettere a disposizione delle persone questa modalità di lavoro che è porta benefici, e ne parlano tutti quelli che ne stanno utilizzando, ovviamente, con i risultati. A proposito appunto dei benefici dello smart working, tu Parmi sei una manager, non sei una semplice collaboratrice, se così vogliamo dire, tu fai smart working. Esatto, sì, allora senti, io lo faccio in modo un po' più personalizzato per me, perché io non ho possibilità di usare in modo flessibile, perché io mi dedico, ho la possibilità di farlo, non semplicemente 8 ore durante, cioè se ho accordato 8 ore non è 8 ore in un giorno, possono essere fatte in un modo differente. Io per esempio, per me utilizzo 4 ore, 4 ore, no? Pomeriggi in questo caso, perché ho necessità di fare il cambio con la mia sorella e dargli la macchina per il suo lavoro, in modo che lei possa andare al lavoro non avendo un lavoro sotto casa. E di conseguenza è un beneficio non solo per me, ma anche per i miei familiari, come anche per la nostra collega che vive in Puglia. Anche lei ha lavorato in questa sede qui a Montelupo per un tot di anni, poi è andata a vivere nella sua terra d'origine, da dove era trasferita qui, e adesso, riportando sempre i risultati, lei sta lavorando correttamente, quindi non ha trovato né cose negative da questa modalità, anzi solo benefici, perché ha conciliato il suo modo di lavorare con la sua vita privata. Sì, salutiamo Anna Maria Pugliano, che fa quello che viene definito appunto South Working, cioè il rientro Esatto. delle persone che dal sud Italia sono tornate a lavorare in smart working e ci lavorano quasi in maniera fissa, anche se ogni tanto torna in azienda quando c'è bisogno, perché rimane comunque smart working, parte del lavoro in un altro ufficio, in un altro working a casa propria, però
dove comunque si hanno gli strumenti e parte del lavoro nell'azienda principale per collaborare con gli altri. Appunto, tornando sul tuo ruolo, Parmi, tu sei operation manager di VoiceVoice, quindi ti occupi di quello che succede all'interno dell'azienda, di come collaborano anche i vari reparti differenti che in realtà magari non si parlano proprio tutti i giorni. E a proposito di questo parlarsi, di questa comunicazione fra reparti, come si affronta con lo smart working quando magari due persone, due reparti diversi vanno messe d'accordo, entrambe sono a lavorare o a casa, o una in casa o una in un co-working? Possono anche sussistere dei problemi, ecco, in queste situazioni? Assolutamente sì. Non è semplicemente nella modalità smart working questa problematica, è anche quando siamo in presenza, quindi la comunicazione è una delle cose importantissime all'interno di un'azienda circolare dove ognuno è legato all'altro, no? Che sia in un reparto piuttosto che in un altro, di conseguenza la comunicazione è importantissima. Vis-à-vis si riesce a dire e fare meglio le cose, è vero, ma non per questo deve venire a meno la modalità di smart working. Basta organizzarsi, dare indicazioni giuste, fare formazione alle persone, come trovare determinate informazioni. È tutta una serie di cose, processi che attuati nel modo giusto, che sia all'interno di un reparto, all'interno di un'azienda, da una persona che magari conosce effettivamente tutta la catena aziendale, e di conseguenza trovare un modo collaborativo fra reparti, fra persone. Non solo, anche la parte strumentale ha il suo perché, se noi diamo determinate cose, un strumento per lavorare, nel caso di smart working potrebbe essere un PC, un telefono, delle cuffie, anche delle cose un po' a postazioni specifiche, perché dobbiamo avere più o meno anche a casa nello stesso modo la nostra postazione, in modo da avere una comodità anche nel lavorare. Quindi tutta una serie di cose messe insieme possono influire, e su questo vanno riviste anche le cose fatte sia in azienda anche in casa, quindi le postazioni dal punto di vista sia dello strumento ma anche del risultato da portare a termine, quindi gli obiettivi, devono essere controllati, monitorati anche da remoto, non semplicemente quando siamo qui in azienda, ecco. Sì, gli obiettivi cosiddetti smart, cioè misurabili, in modo che la proprietà, l'azienda, possa vedere se i collaboratori lavorano effettivamente e fanno quello per cui sono stati assunti, ecco. Ma tornando un attimo sugli strumenti dello smart working, e tu ne parli anche nel tuo libro, quali sono quelli fondamentali di cui l'azienda appunto deve dotare lo smart worker, il proprio dipendente, e perché anche è importante che questi strumenti appunto vengano forniti dall'azienda che assume le persone? Allora, in questo caso diciamo che prima di tutto non tutte le mansioni possono essere fatte da casa, quindi ci sono delle mansioni, ad esempio la nostra receptionist non può aprire la sede ovviamente stando comodamente da casa. Ci sono delle mansioni che hanno necessità di avere le stesse cose anche da casa, come dicevo prima, la parte della postazione fissa che è legato al PC, con giusta cautela sulla parte della sicurezza. Ovviamente io ne parlerò poco perché c'è una guida specifica ovviamente in questo caso di un altro collega che dettaglia meglio questa situazione. Non solo, come dicevo, anche la postazione fissa con una sedia ergonomica per la salute delle persone, perché anche quella è importante. Se una persona sta bene fisicamente, anche quella va utilizzata, deve essere diciamo messa sotto controllo da questo punto di vista. Non solo i programmi sono ci sono tantissime tipologie, gratuiti, non gratuiti, a pagamento professionali c'è la suite di Google o l'Exchange dei Microsoft, che permettono di organizzare il lavoro anche in modalità cloud, in modalità diciamo virtuale, perché al quale posso accedere da qualsiasi parte, non semplicemente stando sul luogo di lavoro, ecco. Quindi sono determinate cose digitali sulla quale deve essere un rinnovamento. Non dobbiamo rimanere con i server collocati all'interno della propria azienda, ma ci dobbiamo muovere e convertire queste cose in modo cloud, in modo un po' più accessibile a tutti, perché ci sono metodi per farlo. Punto, visto che quotidianamente, giorno per giorno, vivi l'ambiente lavorativo, sia le persone che lavorano in smart working, sia i programmi, gli strumenti che servono per lo smart working, soprattutto i software che cambiano giorno dopo giorno, si aggiornano di volta in volta, ma anche le persone, se vogliamo, si aggiornano al passo con le novità.
Cosa vede nel futuro dello smart working e delle aziende che lo implementeranno, ma non solo, indipendentemente dal fatto che l'Italia a livello nazionale lo faccia di più o di meno? Come pensi che il fatto che tutte le persone abbiano conosciuto questa nuova cultura si approcceranno nel futuro al mondo del lavoro e come le aziende lo proporranno poi per acquisire appunto i talenti? Allora, sì, partiamo dall'acquisizione dei talenti. Un talento cerca un posto dove può stare bene, non semplicemente nel luogo di lavoro ma anche da casa. Boh, si ha possibilità in questo momento, quando, facendo anche la parte delle selezioni, sento spesso richieste legate alla concezione dello smart working, quindi sta cambiando anche la richiesta di chi cerca lavoro. Prima era l'azienda che sceglieva, ora è la persona che va a fare un colloquio a scegliere l'azienda, quindi è cambiato modalità di lavoro. Di conseguenza le aziende devono adattarsi a questo. È vero che c'è un problema culturale di mentalità dove il controllo, se non è sul posto di lavoro, non è valido. Non si può mettere telecamere a casa per controllare cosa sta facendo, ovviamente anche per altri motivi. Se una persona deve digitare dei numeri sulla tastiera, lo fa anche in azienda, e se non lavora lo farà anche in azienda. Quindi ci deve essere una fiducia, un controllo di diverso tipo. Deve parlare il risultato del lavoro, non deve più parlare come io porto questa cosa. Se io a casa riesco a organizzarmi, riesco a fare anche il lavoro nei miei tempi specifici e riesco a accendere anche la lavatrice, io il risultato te lo porto. Quindi è un beneficio che deve essere per ambo le parti, non semplicemente per l'azienda ma anche per il collaboratore. Il mio punto di vista di manageriale è legato a questo, non semplicemente per l'azienda, deve essere anche per il collaboratore, quindi deve esserci un equilibrio, un bilanciamento. I talenti stanno cercando questo. In più, le persone che sono in azienda, più sono valorizzati, rimarranno. È molto più facile perdere una persona che acquisire un'altra. Sì, sicuramente all'interno di questa guida si potranno trovare appunto molti approfondimenti. La guida, lo ricordo, è scaricabile gratuitamente, poi lo ridico un'altra volta, rimetteremo il link ovviamente ovunque in modo che potrete scaricarla quando vorrete. Senti Parmi, un'ultima domanda, questa mi è venuta mentre stavamo parlando, siccome lavoro qua nell'azienda insieme a te, ti vedo spesso girellare per l'azienda con il computer portatile che ti permette di lavorare magari dalle varie stanze, dai vari reparti, dai vari uffici, visto che tu ne gestisci anche persone di diverse reparti. È anche questo lo smart working, cioè lavorare in posti diversi però sempre dentro la stessa azienda? Anche qui assolutamente sì, perché quando noi abbiamo messo in atto la modalità di smart working nel 2015 e quando abbiamo creato questa azienda, l'abbiamo pensata per effettivamente far girare le persone, non semplicemente tenendole sulla postazione. Il mio lavoro richiede anche questo, non semplicemente stare lì e controllare, fare le cose, ma richiede anche di essere vicino alle persone. Su, giù, in qualsiasi postazione posso tranquillamente con due, tre cose lavorare. Un blocco, una cuffia e un'accessibilità al telefono, alla posta tramite ovviamente PC. Riesco a farlo questo. Di conseguenza gli spazi aziendali devono essere rivisti. Non deve esserci solo le postazioni classiche, ma ci devono essere postazioni di concentrazione, di isolamento per chi ne ha bisogno, di aggregazione. Deve essere una parte seria, ci deve essere, e una parte anche divertente all'interno delle aziende. Quando una persona lavora da casa, rimane in una modalità, mentalità differente rispetto a quell'aziendale dove c'è tante persone. Quindi devono essere rivisti spazi da questo punto di vista, possibilità di far lavorare comodamente anche seduti in azienda. Sì, tutto questo e altro, come dicevo, lo potrete trovare all'interno di Smart Working Revolution, processi e strumenti per il lavoro agile, una guida scritta appunto da Parminder Kaur, dedicata ai manager più che ai collaboratori. Ma se foste collaboratori, perché no, il vostro manager non avesse ancora voluto implementare lo smart working, potrebbe essere interessante di farvi, no, scaricarla e portarla lì dal manager, anche per far capire, come dicevi tu nell'intervista, che gli smart worker non sono dei fannulloni, non sono persone che non vogliono lavorare, anzi spesso e volentieri sono persone che da casa e con le proprie modalità riescono anche a trarre il massimo dall'attività lavorativa e poi dalla propria... Diventano più responsabili sicuramente. Sicuramente, sicuramente è così. Abbiamo finito, grazie mille Parmi di questa intervista, grazie a tutti, ciao e alla prossima.